Miei cari amici, cari fratelli, care sorelle, mon cher ami, mon cher frère, mon cher soeur, se qualcuno parla francese. Buonasera a tutti, grazie per essere qua con noi quest'oggi insieme al caro fratello Simone de Bright, di Chiara, che lui è molto chiaro anche in quello che dice. Oggi un argomento interessantissimo. Attenzione ragazzi, vi chiedo per cortesia, veramente scherzi a parte, di stare molto attenti. Simone mi ha spiegato in breve di che si tratta. Ebbene, attenzione, prendete nota e se necessario riguardatevi la puntata nel caso, va bene? Vi invito soltanto a stare molto, molto attenti oggi. Ma prima di iniziare con Simone, è chiaro, c'è la nostra sigla. Eccoci qua, Simone, buonasera, ciao a te. Buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi. Ah, finalmente. Oggi un argomento, Simone, un argomento per quello che mi hai detto poco fa, davvero interessante. I falsi rifugi. Cos'è? I luoghi sbagliati dove nascondere i soldi? Dove... No, che Quello cos'è? sarebbe il covo di ladroni, via. Ah, ok. Perché questo titolo? Di cosa vuoi parlare, Simo? Vi parlerò questa sera di tutti quei luoghi che non sono luoghi fisici, letterali, ma luoghi spirituali, sentimentali, emotivi, mentali, chiamateli come volete, dove ci rifugiamo in un momento di difficoltà, in un momento di sconforto, in un momento di bisogno, in un momento di vuoto, che non sono il Signore. Ok. Quindi andiamo a idolatrare qualcos'altro, giusto? Assolutamente sì, che quel qualcosa può essere tanto grande quanto tanto piccolo, ma non è Dio. Quindi ci porta fuori strada, non facciamo più la sua volontà, ma cerchiamo di fare come Agar e Sara hanno, si sono messi d'accordo. Dio ritarda con le promesse, Aiutiamolo. Agar sposa Abramo, facciamo suo figlio e andiamo avanti. Lo partorirà sulle mie gambe e sarà come nostro. Amen. Dai, andiamo avanti, dai, Simo. Procediamo per ordine. Allora, che cos'è un rifugio? La definizione ci dice che è un riparo, difesa, protezione contro insidie o pericoli materiali o spirituali. Dare o offrire rifugio. Ambiente atto a proteggere da un pericolo reale o presunto. Proverbi 18:10, leggiamo insieme quello che dovrebbe essere il vero rifugio. Proverbi 18:10. 18:10. Allora, andiamo a vedere se come mano mi sta apparendo. Aspetta che lo metto in onda un attimo. Eccolo qua. Parte. Voilà. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un altro rifugio. C'era un bellissimo canto su questo versetto. Diceva il nome di Dio è una forte torre, il giusto vi corre e salvo sarà. Dunque ti Amen. domando, mio caro, mia cara, dove corri nei momenti di difficoltà? È ovvio che noi non possiamo correre letteralmente, fisicamente verso il Signore, ma profeticamente, spiritualmente, dove corri nei momenti di difficoltà? Come identifichi un momento di difficoltà? Se è vero che il Signore è un rifugio, perché spesse volte non corriamo da Lui? Matteo 23:37, guardate qua. Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Guardate qua, il pianto di Gesù, la sofferenza di Gesù nel offrirsi come rifugio per Gerusalemme. Ma Gerusalemme non ha voluto. Alla domanda come mai non corriamo da Dio nei momenti di difficoltà, ma ci rifugiamo in altre cose, una delle risposte potrebbe essere che molto spesso abbiamo fortezze errate o sbagliati ideali su Dio e la sua volontà. Vediamone alcuni. Ti trovi in un momento di difficoltà, una menzogna potrebbe essere: non credo che Dio sia in grado di aiutarmi. Ora, non parlo di un credo logico, ponderato, ma di un credo interiore, una fortezza interiorizzata, un pensiero nascosto che non può essere detto pubblicamente perché sarebbe come un'espulsione, come una cosa che sai già che è sbagliata, ma in fondo al tuo cuore però la credi. Che cosa? Non credo sia in grado di aiutarmi. Non credo che mi aiuterà in questa situazione difficile. Isaia 49:15. Per questo è importante stare nella parola. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ok? Anche se le madri dimenticassero, cosa che è quasi contro natura, Dio non ti dimenticherà mai e Dio sarà sempre desideroso di soccorrerti. Quindi questo è molto importante. Ora, questo sermone, questo messaggio di questa sera non deve essere preso dal punto di vista logico, perché dal punto di vista logico, miei cari, queste cose le sappiamo tutti, ma il mio discorso, il mio concetto, la mia enfasi di questa sera è scavare per andare in profondità nei credi del nostro cuore. E a volte non corriamo da Dio perché non crediamo che Lui ci salverà, che Lui abbia la forza di aiutarci. E potrei parlare per ore di questo, perché a volte magari i tuoi genitori non ti hanno potuto soccorrere e hai proiettato questa immagine in Dio, questa immagine inconscia che neanche loro potranno farlo. Un'altra menzogna potrebbe essere: non credo sia nella sua volontà intervenire. Gente muore nel mondo e dovrebbe aiutare me? Ma ascoltami bene. Dio o è in ogni area della mia vita oppure nessuna di esse. Io non posso considerare Dio a compartimenti. Dio o in ogni area della mia vita o in nessuna. Quindi noi dobbiamo abbattere questa menzogna. Ci sono disastri nel mondo, ma non significa che Dio non passa in mezzo a questi disastri per soccorrere la tua vita. Un'altra menzogna è: non vuole aiutarmi. Non credo che voglia, ma non vuole aiutarmi. Un'altra menzogna. Il senso di accusa. Mi trovo in questa situazione perché me la sono cercata. Non credo, non vuole aiutarmi. E c'è un'accusa che il popolo di Dio deve imparare a debellare. Un'accusa per dire: ricevo il male perché me la sono cercata. A volte è vero, ma non vuol dire che Dio ci abbandona ai nostri errori. Dio è sempre pronto a tirarci su. Perché a volte viviamo di schemi mentali che sono contrari alla parola di Dio. A volte non corriamo da Dio perché non riusciamo a gestire l'ansia dell'attesa. E Giuliano, senza saperlo, ha fatto un esempio molto calzante di Sara, che non riusciva a contenere l'attesa della promessa, ha detto: aiuterò Dio in qualche modo, e si è rifugiata nello sforzo, nella capacità umana. Esatto. Ma noi dobbiamo imparare a riposare in Dio, che Dio non ha bisogno di essere aiutato. Dio
fa Dio da solo. E a volte perché inganniamo noi stessi. Isaia 29:13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Bene, questo passo ci mostra come a volte possiamo essere divisi in noi stessi. Conoscere le cose in un modo superficiale, dirle con la bocca, con un assenso mentale, ma in realtà siamo separati noi stessi, il nostro cuore è distaccato. In Geremia dice un bellissimo passo, forse forte, ma molto bello, molto profondo, dice: tornate a me, figli traviati, ritornate a me con il vostro cuore. Perché a volte diciamo di appartenere a Dio, ma il nostro cuore è completamente distaccato da Lui, completamente da un'altra parte. C'è un disallineamento in noi stessi e noi abbiamo bisogno di ricongiungerci noi stessi. La preghiera fa che siano uno in Giovanni 17. Non è solo uniti noi, l'unità della Chiesa, ma è anche uniti in noi stessi, coerenti in noi stessi, tra quello che il nostro cuore crede e quello che la bocca confessa. Ora, facciamo esempi di falsi rifugi, ok? Abbiamo il nostro tempo, dobbiamo stare dentro, però nel frattempo, mentre ascoltate la predicazione, ascoltate la parola, permettete alla scrittura di diventare vivente. Gesù disse: le mie parole sono spirito e vita. Permettete alla scrittura di andare in profondità e di lavorare in noi. Non in un modo superficiale. Sì, questo lo so, andiamo avanti. Sì, questo lo so, andiamo avanti. No. La fede, il cammino con Gesù, non è un assenso mentale. È un cammino profondo, dove tutto ciò che è occulto viene portato in superficie. Il primo rifugio, un falso rifugio, dove noi corriamo nei momenti di difficoltà, è la distrazione. Ma non l'essere distratti, ma il cercarci la distrazione. Facciamo un esempio. Sto male, ho un momento di sofferenza, emerge una ferita nel mio cuore, mi distraggo con una partita di calcio, esco con gli amici, telefono le persone e chiedo preghiera. Qualcuno dirà: che c'è di male, Simone? Cosa c'è di sbagliato in questo? Tutto mi è lecito, ma non tutto mi è utile. Tutto mi è lecito, ma non mi farò domare da cosa alcuna. A volte anche il chiedere preghiera, telefonare subito, pregate per me, prega in questa situazione, prega per questo problema, a volte è una scusatemi, a volte è una falsa, è un falso rifugio. Mi rifugio in ciò che può fare il fratello per me, al posto di andare direttamente alla fonte. Distrarsi con una squadra di calcio, uscire a tutti i costi, richiedere preghiera, possono essere pretesti per scappare dai problemi e svincolarsi da ogni responsabilità. È uno scappare dalla solitudine. Io mi rendo conto che molte persone soffrono di solitudini per la loro bramosia di compagnia. Ed ecco che organizzano uscite, organizzano pizzate, organizzano cene, organizzano gite. Perché? Perché devono coinvolgere persone che possano tappare il loro vuoto di solitudine, perché appena si trovano da soli per lungo tempo, questa solitudine grida, li strazia, e al posto di processarla nel Signore, la devono tappare. La devono subito tappare. Questo è un falso rifugio. È un falso rifugio quando tu dovresti affrontare te stesso col Signore. Secondo Timoteo 3:5. Avendi l'apparenza, aspetta, andiamo su secondo Timoteo 3:5, era quello su Isaia. Avendi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanati. Ci sono alcune cose che sono buone, ma non significa che siano le cose migliori che Dio ha stabilito per noi. Perché hanno apparenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza di Dio. Quindi occhio a volte, le distrazioni che ci creiamo sono un modo per rifugiarci.
Ma molti si rifugiano nelle distrazioni, molti si rifugiano nelle situazioni avverse, in tutte quelle cose che possano distrarre dal problema. Ma a volte il problema non va contemplato, ma va accettato per essere affrontato col Signore, soprattutto se è un problema interiore. Ci sono quelli che al minimo problema, subito, pregate per me per questa situazione, pregate per me. Pastore, prega per me. Ma tu hai pregato? No, ma tu prega per me. Questo è un delegare, un sbrogliarsi la responsabilità in nome di una cosa spirituale, in nome di ciò che è lecito. Ma questa cosa lecita non deve arrivare a domarti, a dominarti. Alcuni si rifugiano nei possedimenti. Guardate qua cosa dice la scrittura, Proverbi 18:11. Proverbi 18:11, dove l'ho messo? Aspetta un attimino, eccolo. I beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione. Attenzione, il bene del ricco, la sua proprietà, è il luogo dove mentalmente lui sa che può confidare. Miei cari, molti si consolano guardando i bei numeri del loro conto in banca. Molti si rifugiano pensando a quante cose hanno di proprietà. E qua dice che l'inganno è che è una fortezza, cioè un rifugio, nella sua immaginazione, nella sua mente. Salmo 52:6-9. Guardate qua anche quanto è interessante questa scrittura. I giusti lo vedranno e temeranno, poi rideranno di lui dicendo: ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma aveva fiducia nell'abbondanza delle sue ricchezze e si faceva forte della sua perversità. Ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome, perché tu sei buono. Alleluia. Vedete? Il destino di chi non fa di Dio il suo rifugio. Ma qua il salmista dice: sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido sempre nella sua bontà. Questa sarebbe un vero rifugio. Andiamo avanti. Rifugiarsi nel sistema di questo mondo. Isaia 31:1-2. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore. Eppure anch'egli è saggio, fa venire il male e non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità. Alleluia. E dice: l'Egitto rappresenta il sistema di questo mondo, profeticamente. Dice: guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, che si rifugiano nelle cose del mondo, che si rifugiano nelle conoscenze del mondo. Tutte queste cose sono falsi rifugi, perché non ti liberano dal problema, lo possono fare solo momentaneamente per peggiorare la tua situazione. Se tu soffri di solitudine, puoi organizzare feste dalla mattina alla sera per evitare che tu affronti la tua sofferenza, ma come la festa finisce, tutti vanno via, le luci si spengono, il vuoto interiore comincia a divorarti l'anima e allora ricercherai la prossima festa, il prossimo appuntamento, la prossima organizzazione, le prossime cose da fare, ma sarà un inseguire un qualche cosa che non si riesce a prendere. Sarà come avere una mano unta d'olio e cercare di stringere le cose e trattenerle per te. Non faranno che scapparti nel continuo. Ecco, rifugiarsi nel sistema di questo mondo. A volte arrivano problemi economici e il rifugio del mondo è andare a farci finanziamenti, debiti.
momentaneamente risolvi il problema per poi peggiorarlo nel futuro, per poi rubare a te stesso, a te stessa, il tuo futuro economico. Perché? Perché quello è solo un tappo, è un qualcosa che va a arginare, ma nel momento di difficoltà tornerà a scoppiare. Quindi rifletti su dove corri. Ma a volte un altro rifugio, se volete saperlo, è anche il cibo. Il cibo è un rifugio. Quando, ragazzi, a volte la gente mangia non perché ha fame. A volte i disordini alimentari, ascoltate bene questo principio, i disordini alimentari arrivano perché si ha una fame improvvisa. Ma sapete cos'è questa fame improvvisa? È questo. L'anima ha un vuoto di sofferenza, di dolore, che lo trasmette al corpo, gli dà un simbolo al corpo e lo viviamo come un vuoto di stomaco da subito da colmare e da consolarci con quel biscotto farcito di cioccolata, con quel panino alla mortadella. O andarsi a comprare delle scarpe in maniera convulsiva. Sì, è un riempire il vuoto perché... perché l'anima reclama un vuoto che solo il Signore può colmare. Il corpo lo riceve, la concupiscenza lo riceve, cerca subito di riempire quel vuoto, di soddisfarlo. È l'ego che si manifesta come una stella morente, un buco nero incolmabile. Allora subito che tu vai a mangiare, subito che ti compri quelle scarpe nuove, perché una volta mangiato quel biscotto, quel cookies al cioccolato, una volta indossato quelle scarpe, sarò felice. Questa è la menzogna. Sarò felice. Allora il vuoto dell'anima si trasforma in un vuoto di stomaco che tu vuoi colmare. È un falso rifugio. In quel momento dovresti stringere i denti, non sforzarti, ma deviare il colmare. Non a caso Gesù disse: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di quella parola che lo nutre veramente. È in quel momento che io non cerco il rifugio nelle cose di questo mondo, nelle cose che possono gratificarmi momentaneamente, ma cerco il mio rifugio nel Signore. Qualcuno mi scrive qua in chat privato: non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono, e viva la Nutella! Ma... ascoltatemi, va bene la battuta e ci rido anche. No, beh, sì, sì. Ma conosci la persona che potrebbe averla detta, comunque va. Quella voglia di Nutella, mia cara, perché sicuramente è una donna. Sì. Quella voglia di Nutella a volte arriva perché è una consolazione, è una coccola. Che se l'ha fatta ogni tanto, va bene. Ma è ricercare sempre quella coccola. Io a volte mi rendo conto, ecco, io quando digiuno, a volte ho dei momenti di sofferenza, diciamo, no? E io mi rendo conto di cosa disse Gesù a proposito del digiuno, di truccarsi. Perché? Perché il digiuno tende a rattristare il tuo aspetto. Non il tuo aspetto, il tuo interiore. E io in quei momenti mi dico, quante volte dico: Gesù è la gioia del mio cuore, la gioia del Signore è la mia forza, perché ho la pancia piena. Perché la mia pancia è piena. Ma è nel momento di digiuno che io cerco la mia gioia pienamente, la mia soddisfazione in Dio. Perché è nel momento della necessità che si vede Dio a che punto è nella mia vita. E a volte noi il cioccolatino... fateci caso, avete un momento di nervosismo, una brutta notizia, a volte il cibo diventa la nostra consolazione. Ma sì, dai, facciamoci sto panino con la Nutella, facciamoci sto tramezzino, mangiamoci sto biscotto, perché in quel momento ti risolleva il morale. La cioccolata poi influisce sull'umore, il cacao ha la potenza di influire sull'umore. Ed ecco che noi cerchiamo quella carica emotiva. Più l'energia del cioccolato e voi avete il pocket coffee. Okay. Ma comprendete che è un rifugio quello. C'è chi lo fa col cioccolatino, con il cookies, con il panino, con un cibo che gli piace.
Anche il caffè, a volte il caffè è una consolazione. Non vi sto dicendo bandite il caffè, ma qua poi entriamo in un altro discorso che sarebbe nutrizione biblica. Ma a volte chiedetevi se avete realmente bisogno del cibo che state mangiando, è una necessità del vostro corpo o è una coccola, una consolazione, un rifugio che vuole prendersi la vostra anima. Qual è il vero rifugio? Deuteronomio 33:27. Andiamo. Perché non lo trovo? Aspetta, andiamo a vederlo subito. 33:27, giusto? Sì, Deuteronomio 33:27. Arriva. Guardate qua che bello. Il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Non mangiati il biscotto, distruggilo. Coi denti. Ma a parte gli scherzi, Dio è il tuo rifugio, mio caro, mia cara. Sotto di te stanno le sue braccia eterne. Non c'è vuoto reale nella tua vita quando tu realizzi che Dio è il tuo rifugio e non puoi mai cadere più in basso delle braccia amorevoli di Dio Padre nella tua vita, perché sotto di te stanno le sue braccia eterne. Salmo 9:9. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia. Andiamo avanti. Salmo 18:2. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, il mio in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Wow! Ora mi rendo conto che non sarà un passo biblico letto a risolvere i problemi della nostra vita, ma lo scopo di questo messaggio è almeno uno. Non nasconderti da te stesso, non ingannare te stesso dicendo va tutto va bene, Gesù è la mia forza, alleluia. No. Spesso e volentieri nei momenti di difficoltà, uno dei rifugi elencati è il nostro e non è Dio. E non è Dio. Quanto più vuoi maturare nella tua relazione col Signore, quanto più dovrai fare i conti con i falsi rifugi. Perché i falsi rifugi sono le stampelle su cui ti appoggi. E non a caso, secondo me, nel momento di rottura a Peniel, Giacobbe è stato toccato alla cavità dell'anca. Da quel momento in poi non poteva più appoggiarsi sul suo falso rifugio del soppiantatore, si sarebbe potuto appoggiare, aggrappare solo su Dio per camminare. Ed ecco che questo ci fa discepoli trasformati, persone che hanno a cuore il Messia, che camminano per Gesù e si aggrappano a Lui, che seguono Lui, non seguono i propri sentieri, ma l'unica via, l'unica verità, l'unica vita. E concludiamo con un passo, il Salmo 57:1. Al direttore del coro: non distruggere, inno di Davide. Quando, perseguitato da Saul, fuggì nella spelonca, fuggì nella spelonca, abbi pietà di me. Oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te. Questo è, scusate un attimo, ma se ci pensi un attimino è grandioso. Wow. È all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Grandioso. Gloria a Dio. Vero. Hai sentito l'unzione. Wow, per un attimo mi ha... Wow. Gloria a Dio. Ti capisco, Giuliano. Quell'enfasi che hai messo, spontanea, è tutta da godere. Anche se Davide umanamente era scappato in una caverna, in una spelonca, lui realizzava che il suo rifugio vero era nel Signore. L'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passata la calamità. Quando noi riusciamo a fare questo nel cuore della sofferenza, noi ne usciremo trasformati. Noi sappiamo il re Davide che il re è stato. Lui ha realizzato che non era la sua abilità di schivare la lancia che lo ha salvato da Saul,
non era la sua abilità di correre che gli ha salvato la vita, non era la caverna di Adullam che aveva trovato a salvarlo dal pericolo. Il suo rifugio, la sua caverna, la sua forte rocca era il Signore, era Lui. Gesù disse: senza di me non potete fare nulla. E noi abbiamo bisogno di portare, permettetemi questo termine, di costringere la nostra anima a sperimentare questo, che non c'è altro rifugio se non nella presenza di Dio, non c'è altro rifugio se non nel desiderio di Dio, non c'è altro rifugio se non nella sua parola vivente per ognuno di noi. Anche se era protetto in una caverna fisica, lui sapeva che il vero rifugio del suo cuore era il Signore. Come faccio ora, per concludere l'atto pratico, come faccio io? In modo pratico, concreto, usiamo gli ultimi secondi, gli ultimi minuti per parlare della parte concreta. Come io posso concretamente rifugiarmi nel Signore? Detto in pochissimo tempo, io mi rifugio nel Signore che quando ho un problema, una sofferenza sale e mi tormenta, la carne, l'ego mi dirà cookies, cookies, cookies è la soluzione. Ok? Così come tutte quelle che abbiamo elencato. Ma in quel momento io piego le mie ginocchia. E dico: anima mia, il tuo rifugio nel Signore. Signore, io ho bisogno di te. Signore, possa la tua presenza, la tua gioia colmare il vuoto del mio cuore. Preghiere di questo tipo, molto semplici, perché Dio guarda il cuore, non a quanto articoliamo bene i verbi o mettiamo le parole insieme. Poniamo il nostro cuore a desiderare Lui e a lasciar perdere i falsi rifugi che posticipano il nostro problema. Quanto più noi sperimenteremo una rottura potente e una trasformazione soprannaturale, e Dio veramente sarà il tuo rifugio. Amen, amen, amen. Amen. Ma nei Salmi troviamo veramente tanti consigli. Tantissimi. Consigli. Adesso molti dicono i proverbi sono la saggezza di Dio, mentre i Salmi il carattere. Io non lo so se è veramente così. Comunque, chiunque li abbia trascritti attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo, ebbene, sono delle lezioni di vita anche per voi che guardate, che non credete, anche per voi che ancora non credete davvero che Dio è onnipotente, onnipresente, onnisciente, che Dio può tutto. In Filippesi lo troviamo, no? Vero. Troviamo. Che noi possiamo qualsiasi cosa in colui che ci fortifica. Ecco, io riflettendo su questo versetto posso dire: io sono invincibile, nello spirito sì, nella carne meno, ma nello spirito sono invincibile se mi affido completamente a Lui. E l'ultimo salmo è stato, qual è stato l'ultimo salmo? 57, me lo ricordi Simone? 57.1 mi pare. Chiede Elisa Corbetta: avete delle domande a riguardo? Se avete alcune domande potete scriverle qua in questo frangente, nel finale, oppure potete scrivere direttamente anche a Simone, perché è il suo ambito, perciò scrivete a lui. Se ha giustamente poche domande risponderà in fretta, se sono tante ci vuole anche il tempo materiale, perché non si può rispondere alla domanda così. A volte ci sono domande che sono degli studi veri e propri, quindi abbiate pazienza, come diceva Fantozzi, abbiate pietà se a volte non può essere. Simone, è stato bello diretto il messaggio. Sì. In qualche maniera posso dire qualcuno si è sentito indirettamente toccato. Come beccare il, sai, quando eravamo piccini, a beccare proprio nella mano sulla dentro la marmellata, cioè il dito nella marmellata, sì. O nella cioccolata, o nella Nutella, come ha detto questa sorella che fa pure rima. Perciò è chiaro che tu conosci molto bene. Però è chiaro che non è che ci dobbiamo limitare, se non mangiamo più Nutella, non mangiamo più, non compriamo più le scarpe. Ma no. Se potete evitare di mangiare la Nutella, ve lo consiglio, perché è una porcheria allucinante. Quindi, Ferrero non me ne voglia. Ma... ecco, quindi cara mia sorella, tu che è questo? Piuttosto creme fatte in casa al cioccolato fondente, poco zuccherate. Sì, cioccolato all'80%, cioè parliamo di cacao all'80%. No, il salmo, l'ultimo salmo, lo puoi dire Simone, che Elisa chiede ancora, guardalo.
Sì, allora ho chiuso la Anch'io l'ho chiusa, era apro subito. 57 57 qualche spicciolo, non mi ricordo. uno, Salmo Allora, 57 Salmo 57, Elisa, sorella, Salmo 57 1. Quindi tutti voi non abbiate vergogna se siete magari attirati dagli acquisti tipo le scarpe oppure da acquistare su Amazon cose inutili. Ora è questo, ragazzi, perciò È un falso capita. rifugio. Esatto, è un falso rifugio. È un modo per colmare la tua anima. Quindi preghiamo, affidiamoci al Signore come è stato detto, come è scritto soprattutto. Noi ragazzi ci vediamo domani alle 15:30 per la terza intercessione globale organizzata dalla RNI. Quindi chi desidera domani si può unire a noi, ci saranno tanti ministri da diversi pastori, saranno una ventina in tutto. E chiediamo sempre preghiera per noi, per tutti coloro che operano per questo canale. Noi ci riuniremo di tanto in tanto anche in preghiera, tutti assieme. Ok, grazie a Grazie. tutti, grazie Simone, shalom a tutti, buonanotte e a domani alle 15:30. Ciao cari, vi voglio bene.